Ciao a tutti, oggi prepareremo la sbrisolona al cacao con mascarpone e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 ore. Gli ingredienti sono pasta frolla al cacao, uovo, zucchero a velo, vanillina, Nutella e mascarpone. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta andiamo a riprendere la pasta frolla al cacao e riposizioniamola in frigo per evitare che si riscaldi. Mettendo nel boccale l'uovo, lo zucchero a velo, la vanillina. Il mascarpone, per 1 minuto a velocità 5. La nostra crema al mascarpone è pronta. Andiamola a mettere da parte. Dopo aver uscito la frolla dal frigorifero, andiamo a prendere una teglia per crostate e la rivestiamo con un foglio di carta dal forno, nel quale andremo a posizionare 2/3 dell'impasto della frolla. Un terzo lo abbiamo messo da parte che ci servirà per la parte superiore. Andiamo a posizionare la frolla all'interno dello stampo. E con le mani andiamo ad appiattire il tutto e formiamo dei bordi alti un paio di centimetri. Dopo aver steso bene tutto l'impasto, andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di panna liquida alla nostra Nutella. Andiamo a mescolare la Nutella. La panna liquida. Dopo aver fatto incorporare la Nutella, la panna alla Nutella, andiamo a versare la Nutella sulla nostra crostata, sulla base della nostra crostata, e andiamola a stendere. Bene, adesso andremo a posizionare la crema di mascarpone. Andiamo a prendere la crema di mascarpone. Andiamo a stendere. Adesso andiamo a sbriciolare il resto della frolla sopra la nostra crema. Dopo adesso andiamo a metterli in frigo per un'ora. Dopo averla tenuta in frigo per almeno un'ora, andiamola a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. La nostra sbrisolona è cotta, lasciamola raffreddare a temperatura ambiente e poi posizioniamola in frigo per almeno 2 ore prima di servirla. Sbrisolona al cacao con mascarpone e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!